porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Riparte Oltre Vini, la famosa rassegna dei vini di Casseggio, giunta quest'anno alla sua 45esima edizione. Cin cin! Sono 45 anni che Oltre Vini ha aperto i battenti con alterne fortune, passando attraverso alterne vicende, alterne momenti di fortuna, di grande spolvero e momenti più bassi, però io ritengo che sia sempre un'occasione importantissima, soprattutto in quest'anno in cui credo sia fondamentale ripartire dopo le vicende che purtroppo hanno, e non si può far finta di non saperlo, sono successe sul nostro territorio. Quindi io penso che Oltre Vini debba un po' essere come l'ONU, deve essere una zona franca dove i produttori, le associazioni, i coltivatori, i politici si trovino per fare la fortuna del nostro territorio. Da qui deve ripartire. Il mio sogno, fra 3 anni e mezzo, quando finirò e andrò finalmente in pensione dopo 30 anni di comune di Casteggio, che questo padiglione possa essere davvero la fiera dei vini della Lombardia. Siamo qua ad Oltre Vini, insomma, questa manifestazione storica dell'Oltrepò Pavese. Quanto è importante Oltre Vini per il nostro territorio, secondo lei? Beh, innanzitutto è senz'altro molto importante perché rispecchia il territorio, e siccome il territorio è importantissimo, la manifestazione non può che essere importante. Un territorio dove si producono spumanti straordinari, tra i migliori che ci possono essere in Italia, purtroppo devo dire poco conosciuti, quindi queste manifestazioni sono fondamentali perché devono tentare sempre di più di fare da traino, di promozionare un prodotto di altissima qualità come quello che c'è qua. Qualcosa di importante anche in un periodo in cui è difficile creare eventi come questi, no? Beh, io credo che valorizzare un territorio attraverso questi eventi sia fondamentale, perché oggi nel mondo della comunicazione globale, se noi facciamo un grande prodotto, e qua si fanno degli straordinari prodotti, e non mi riferisco solo ai vini, pensiamo ai grandi salumi che vengono fatti in questa zona, ma poi non troviamo il modo di veicolarli, di farli conoscere, di farli degustare, di farli assaggiare, certamente non riusciamo a fare appieno il nostro lavoro. Bisogna assolutamente comunicare, e questo tipo di manifestazioni sono fatte, sono create, sono inventate solo per questo. Pensiamo all'enorme successo mondiale che ha avuto alcuni anni fa a Torino il famoso Salone del Gusto, no? Che è diventato poi il sistema di promozione di tutto il Made in Italy. Il mio sogno è sempre stato anche un po' quello di creare una rassegna, una mostra mercato proprio provinciale del nostro vino dell'Oltrepò. E questo Oltre Vini ci dice Oltre Vini, Oltre Po, bisogna andare oltre. Nel andare oltre bisogna che ci sfidiamo un po' tutti, cioè recuperare davvero il nostro orgoglio, la nostra capacità di fare, anche la capacità di rinnovarci. E se è giusto questo richiamo, andare oltre bisogna anche trovare unità, se va oltre se si è uniti, da soli non si va da nessuna parte, o singolarmente o facendo finta di stare insieme e poi continuando a litigare, sia il mondo delle imprese che la politica, comunque il nostro territorio, non è che si va oltre nulla. Per andare oltre bisogna stare insieme, tre giorni fa, alle gare, bisogna farlo davvero, però per stare insieme bisogna andare avanti anche nella chiarezza dei rapporti, delle relazioni, nella chiarezza di un consorzio che si rinnova, di un territorio che si rinnova nelle sue modalità di vendere il vino. Ha ragione, perché qui Callegari bisogna abbandonare l'idea di vendere grandi quantità in cisterne, bisogna stare dentro l'etichetta, in bottiglia, la qualità del territorio si vende in bottiglia, non si vende in altro modo. Presso l'Oltre Expo presente anche il comitato No Inceneritore con un banchetto per la raccolta firme.